chi vince c'è il successo, è vero, perché tu non hai vinto. Ma io ho vinto, diciamo, io ho vinto il cuore delle persone, secondo me è la cosa più importante, perché arrivare al primo posto, vincere dei soldi e non avere l'amore del pubblico, secondo me non vale niente. Io ho l'amore del pubblico, giusto? E lì ci vuole una cosa. Io ho l'amore del pubblico, non è una cosa importante. Parlando di Caruso, questa sera per la prima volta qui negli studi di Televid Italia lui ci fa ascoltare live il brano più amato dei suoi fan. Parlo del brano Caruso. Lui si mette in posizione. Oh,
questa parola, non so, però spero che la mia versione sia una mia versione, perché tanto all'uso io non ci arriverò mai. Ho cercato di dare una mia interpretazione e una mia versione di questo pezzo. Penso che è importante per ogni artista far vedere il proprio talento, perché l'uso non ci sono dubbi che era grande, però è importante che le persone arrivi Antonio. Spero arrivi Antonio. Arrivi, ed è arrivato qui, eh? Antonio, chi sono stati i tuoi idoli da bambino? Allora, diciamo che ho iniziato ad ascoltare la musica di Michael Jackson e di Madonna, diciamo che sono stati i miei primi cantanti americani preferiti. Poi mi sono molto legato alla Pausini e Ramazzotti, che sono i colleghi italiani che sono per me dei grandi della musica italiana. Poi vabbè, ce ne sono tanti altri, Morandi, Battisti, Baglioni, io amo tutta la musica italiana. Loro pure sono artisti che hanno cominciato giovanissimi, sì, facendo la gavetta, andando avanti piano piano, sì, però sono rimasti. Laura Pausini ha iniziato la sua carriera suonando nei piano bar col padre. Il padre? Sì. E ora è famosa in tutto il mondo. Ma ora è anche la batte la Pausini. Per me Laura sei la numero uno. Come donna! Oggi ti ho detto che lo dicevo in diretta, lo ripeto. Se per me sei la numero uno. Grande, sì. Tu nella vita fai solo musica o fai altro? Per adesso musica, poi non lo so. Impegnati con la musica, perché spero di guadagnarmi l'affetto del pubblico con la musica, ecco. Spero di fare tanta musica anche in tanti anni. Ma ti vogliono bene, sì. Tranquillo. Mi volete bene? Sì. Lo volete bene? Questa esperienza l'hai avuta, no? Giusto? Ma questa esperienza la porti così avanti o magari ti deludi in dire ho avuto quella esperienza, indomani forse non l'avrò più? Cioè, ci hai pensato? Allora, questa è una cosa che ho messo sempre nella mia testa, perché comunque adesso ho la mia paura, non è che un domani finisca, perché comunque continuerò sempre a cantare, non è che essere famoso o l'essere conosciuto per la strada ti dà la forza di cantare. Io la forza di cantare ce l'ho dentro me stesso. Non è perché uno ti ferma mezzo alla strada, ti chiede una foto, allora canti. Io canto perché amo cantare, non canto perché devo essere conosciuto nella vita. Ho sempre cantato nella mia vita fin da quando ero piccolo e non avevo telecamere. Anzi, ti dirò una cosa adesso. Io ho iniziato a cantare, andavo in giro per il mio piccolo paese, Canosa di Puglia, lo sottolineo un'altra volta, Canosa di Puglia, andavo in giro con il Walkman, con delle cassette, nelle cuffie, e cantavo da solo mezzo alla strada come un deficiente. Quindi la gente praticamente mi guardava, diceva ma cosa che fa? Quindi per dirti la musica, ancora oggi lo faccio. Quindi per dirti che la musica per me è la cosa primaria, è vitale. Ma quindi non è che canto per le telecamere, io canto per voi, per il mio pubblico e canto per me. Con il cuore. Sempre con il cuore. Ciao Antonio. Ciao. Bene? Sì, bene. Ciao, sì, bene. Sei in campo, mi raccomando. Grazie. Ma tu che lo segui tanto. Che domanda mi fai? E lui corre troppo, non lo posso seguire, guarda. Anche se addirittura si trova qua, cercavo là. Ah, tu non cercavi di là? Niente, no, e ti dico grazie di essere venuto in Germania. Ci fa segnare. Grazie a voi, non grazie a me, grazie a voi di cuore. Grazie a voi. Grazie. Ma c'è una piccola fan tua, Dove sta? Qua, sta. Vieni qui, fuori. Che lei è venuta, per forza. Ah, cioè, ecco, un'altra piccola principessa. Dove salutare? Andiamo, ma c'è una piccola. Ti scelzi, Ja, ich freue mich mega. Ich bin immer gesehen, meine Fans. Immer Tag. Immer Tag. Achso, noch eine Frage habe ich. Ja. Du hast jetzt von Dieter Bohlen erzählt. Ich wollte wissen, wie du die anderen Jurymitglieder fandest. Die anderen. Zwei, drei. 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 Ich kann nur sagen, Dieter Bohlen ist ein großer Artist. Aber ich mag sehr, sehr die Jantoren. Gian Antoine for me is a number one gem in the world. He's an actor person, he's an unglaublich artist for me. That is my demand. Già una voce pazzesca, ma questo proprio. Ditemi dal vivo com'è, la mia voce dal vivo com'è, più bella del mondo. Meglio dal vivo, meglio dal vivo. Questo aspettavamo. Meglio dal vivo, ok. No, sei davvero bravissimo. Grazie.
Ma è inutile che dite grazie a me. Questi sono i miei figli, sì. Questi sono i miei piccoli fan. Ma io dico a queste ragazze, ma non gli chiedete, ma ce l'hai la ragazza? Single! Single! Non mi ci vuole nessuno. No. Ma io adesso vado a chiedere alle biondine belle qua che facevano il selfie. Guarda, io tutte ste domande. Aspetta, io che non ti vedo, ecco, mi alzo così. Io ti dico la verità, a me mi sta al cuore una cosa. Tutte ste domande, okay. Aspetta, ma la domanda non ce l'ho, ma c'è una cosa che mi sta qua. L'usure, un mare e lui è lento. Allora, non ti devo dire, grazie. È stato numero uno, grazie. Assoluto, grande anche voce. Anche per me gli affari sono sempre il numero uno, non cambia mai questa cosa, number one. Continua grazie. Così, grazie a voi, grazie di cuore. Grazie. Grazie signore. Allora, c'è un altro che potresti capire? Non vuole dire niente. Ma lui è un fan tuo. Non so che fa mio, però... Ti non voglio, guarda. Sei timido. Nice tu? Marco? Aber Sie haben eine Frage, ne? Auf Deutsch. Auf Deutsch. Habe ich das richtig verstanden, dass du ursprünglich aus Apulien kommst? Ja? Ja. Schön. Apulien ist sehr, sehr schön. Ich war schon. Oh, danke. Ja, danke. Ja, danke. Also ein großer Applaus für dich. Schön, okay? Danke dir. Von wo kommst du in Apulien? Canosa di Puglia. Du wohnst in Lino Banzi. Lino Banzi, ein Minister. Ich bin ein Minister. Ein Groß, ein Groß Actor. Nein, ich war in Lecce. Spero di venire a bussarvi la porta a tutta la Germania, voglio fare. Voglio venire, a parte che sto guardando, sto esplorando nuove città e devo dire che la mia Stuttgart è stata molto bella, sono andato ad Amburgo. La Germania è anche molto bella, devo dire la verità, non è male come nazione, ha dei tanti bei posti. Non me l'aspettavo, comunque non sono preparata per questo, comunque grazie. Milena, a chi ci dici su questo ragazzone lì? Ich liebe Essen. Ich liebe Essen? Provo a pensare. No, questa è una cosa vera, però cosa posso dire? Allora, quando siamo andati da lui la prima volta con Marco... Ok, la prima volta che siamo andati eravamo molto nervosi, molto emozionati, perché uscendo da un programma come DSS, essendo un talento, come si dice in italiano? Ausnahme talent. Fuori dalla norma. Fuori dalla norma. Ma vedi che è tedesco, ragazzi, una cosa bella, perché io non hanno, diciamo, il talento oggi, avanti. Comunque, essendo un talento fuori dalla norma, noi eravamo nervosissimi, perché dicevamo, ok, se noi questo ragazzo non lo convinciamo che noi siamo buono per lui, per i tours, ci sbatte fuori e ce ne andiamo a casa dopo 3 ore di viaggio. E infatti siamo entrati e Antonio si è alzato, questa è la prima impressione, Antonio si è alzato correndo verso di me e mi ha abbracciato, come famiglia. E non ho visto prima. E il nostro rapporto è amichevole, però quello che devo anche dire è che devo ringraziare la sua famiglia, perché c'è una famiglia d'oro che quando li vedo a Milano, quando vengono qua, mi trattano come se fosse figlia loro, come se fosse la sorella di Antonio. E Antonio ed io abbiamo anche stabilito un rapporto speciale, perché non è più da manager e artista, ma è anche famiglia, amichevole e pieno di rispetto. E come dire, also ich freue mich auf die zukünftigen Projekte. Wir haben natürlich Deutschland jetzt erreicht, wir haben viele Fans erreicht und wir wollen aber expandieren, und deswegen kommt jetzt die Schweiz und Österreich dazu, und ich hoffe, dank seiner Fans und jetzt seinen weiteren Singles, dass wir auch nach Italien kommen. Weil una cosa importante che non ho ancora detto, e ci tengo a dire questa cosa qua. Caruso è uscito 2 giorni fa ed è entrato subito in classifica il giorno stesso in 3 nazioni, in Germania, Austria e Svizzera. È arrivato poi il primo posto in Amazon per il più scaricato del giorno. Per me è stata una cosa, io sono rimasto senza parole quando ho visto questa cosa.
Quindi grazie a voi di cuore, non so più, non può parlare per questa cosa qua. Sono emozionato, ora te lo ripeto. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!